Lo stupore innocente con cui l'impressionismo aveva guardato alla natura, concentrandosi sulla mutevolezza atmosferica e sugli effetti prodotti dalla luce, sulla concretezza del dato reale, aveva aperto la strada ad una serie di importanti sperimentazioni che progressivamente si evolvono e danno vita a nuove forme espressive. Consideriamo la fase di passaggio, quindi, che dalla fine dell'Ottocento ci accompagna verso il nuovo secolo, con due immagini che evidenziano il contrasto di sensibilità tra la tecnica immediata, spontanea dell'impressionismo di Monet, e vi mostro in proposito il bel dipinto dei bagnanti alla Grenouillère del 1869, e poi l'approccio rigoroso, fortemente cerebrale, calcolato, del principale esponente del cosiddetto movimento puntinista, il pointillisme, cioè Georges Seurat. Ve lo illustro con un particolare dei Bagnanti ad Asnières, un dipinto molto conosciuto che risale al 1884 e che è conservato alla National Gallery di Londra. Vorrei farvi notare come i due dipinti, che raffigurano entrambi scene acquatiche, con dei personaggi che in diverse condizioni si trovano a contemplare uno specchio d'acqua, uno specchio naturale, siano in verità il prodotto di una concezione artistica del tutto contrapposta. Tanto mobile e vibrante appare la pittura, e la pennellata impressionista di Monet, così fuggevole da darci l'impressione di poter mutare sotto i nostri occhi, tanto è fissa, quasi congelata, la composizione di Seurat, che cerca quasi di incidere le forme dei suoi personaggi attraverso una tecnica esecutiva che è fatta di piccoli punti che rendono la rappresentazione quasi astratta. La luce svolge qui una funzione opposta rispetto alla composizione di Monet. Se nel dipinto impressionista scomponeva la realtà immaginata per renderla più naturale, in quella di Seurat la frammenta fino a renderla astratta, cioè sottraendola alla fuggevolezza dell'istante vissuto. È stato osservato molto giustamente che la composizione di Seurat sembra ispirarsi a quel senso di razionalismo assoluto, quasi ibernato, che caratterizza addirittura la pittura rinascimentale. Ricordatevi di Piero della Francesca, cioè arriva a degli esiti di purezza e di solidità che sono esattamente l'opposto della fluidità e della evanescenza delle scene catturate, delle impressioni riprodotte su tela dai vari Monet, da Renoir, da Pissarro, cioè i grandi maestri appunto dell'impressionismo. In questo senso, il pointillisme asciuga le raffigurazioni anche di ogni tratto emotivo, di ogni frivolezza sentimentale, che invece erano una parte preponderante della pittura impressionista. Ricordiamo come nei dipinti di Renoir quasi ci sembra di cogliere il rumore delle risate, di percepire i respiri dei personaggi che si muovono, che ballano, che conversano all'interno delle sue composizioni. In Seurat le rappresentazioni sono invece quasi astratte, private di ogni emotività, di ogni fattore imprevedibile. Una ancor più evidente ricerca di questo effetto di congelamento della rappresentazione lo avremo poco più tardi nel capolavoro forse più celebre del pittore, e cioè Un dimanche à la Grande Jatte, una domenica alla Grande Jatte. Siamo nel 1883-1886 con un dipinto che è conservato oggi all'Art Institute di Chicago. Qui le figure vengono semplificate attraverso delle forme sempre più essenziali, potremmo dire geometriche. La riflessione sulle potenzialità della tecnica e sulla libertà dell'artista rappresenta una porta fondamentale per comprendere i successivi passaggi dell'arte di fine Ottocento, un'epoca che ci porterà a
ai tormenti interiori di Van Gogh, alle fughe esotiche di Gauguin, alle sperimentazioni solitarie di Cézanne, momenti fondamentali nella riformulazione del rapporto tra arte e società e che condurranno alla via delle prime avanguardie del Novecento.